Benvenuti all'edizione delle 18 di Calabria News 24 Informa. Sono 41 i sottosegretari nominati oggi nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri. I calabresi Antonio Gentile e Dorina Bianchi, entrambi esponenti del nuovo centrodestra, sono stati riconfermati rispettivamente al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero per i Beni Culturali. A Gioia Tauro scoperta una truffa ai danni della Comunità Europea di 240.000 euro. Avrebbe indebitamente percepito fra il 2007 ed il 2015 circa 240.000 euro di contributi erogati dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola. A scoprirlo, le fiamme gialle di Gioia Tauro su direttiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, che hanno portato a termine delle indagini sul conto di una persona della piana di Gioia Tauro che proprio per ottenere i contributi ha presentato una serie di documenti attestanti la conduzione di una quindicina di particelle di terreno per un totale di circa 14 ettari. Tra i documenti, un contratto di affitto falso, sia perché sottoscritto con una controparte che è risultata deceduta da tempo, sia perché attestante situazioni non veritiere, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anch'essa avente contenuto falso. In tal modo, l'uomo è riuscito così ad indurre in errore gli enti erogatori, ottenendo indebitamente contributi comunitari maggiori di quelli spettanti per circa 240.000 euro, una parte dei quali materialmente riscossa ed una parte utilizzata per far fronte a debiti di natura previdenziale maturati con l'INPS. Il questore di Cosenza, Luigi Liguori, ha incontrato nella centralissima piazza Kennedy della città Abruzia i giornalisti per gli auguri di fine anno, tracciando il bilancio del 2016. Il questore di Cosenza, il dottor Luigi Liguori, nel consueto incontro con i giornalisti per lo scambio di auguri, ha fornito anche un bilancio dell'attività di polizia svolta in questo 2016. Un anno che sostanzialmente ha visto diminuire gli omicidi e i furti, con quest'ultimi che rispetto ai 10.000 del 2014 quest'anno sono scesi sotto gli 8.000. La sicurezza non è un prodotto aziendale, ma una precondizione per il vivere civile. Quindi parliamo di bilancio tra diverse virgolette. Il bilancio è positivo e questa giornata è una giornata di ringraziamento verso questi uomini che sono alle mie spalle, che rappresentano l'ufficio prevenzione generale e il reparto prevenzione crimine, che ci supporta costantemente sul controllo del territorio. E quindi a nome loro faccio un ringraziamento e un saluto alla città con un invito, dicevo, alla sempre maggiore collaborazione e fiducia nelle istituzioni, soprattutto nelle forze di polizia e nelle autorità di pubblica sicurezza. E parlando di collaborazione, mi viene in mente questo lieve aumento di furti che c'è stato per esempio nel comune di Rende nell'ultimo periodo, e c'è un invito alla collaborazione perché gli occhi attenti dei cittadini sono per noi un prezioso contributo e le segnalazioni non sono in aumento dei cittadini sotto il profilo proprio dell'andamento di quello che accade nel quartiere, perché la segnalazione del soggetto sospetto, dell'individuo che fa il sopralluogo, per noi è importante, anche perché l'ufficio prevenzione generale poco può fare sui furti, perché il furto viene consumato all'interno delle mura domestiche, non è come la rapina che viene perpetrata nei pubblici servizi esercizi all'esterno, per cui per noi è più difficile contrastare questi fenomeni se non con l'investigazione, con le indagini, quindi che arrivano in un secondo momento, quindi a volte si creano degli effetti di allarme sociale proprio non giustificati, perché la sicurezza percepita è un po' distante da quella che è quella reale. Vertiginoso calo delle temperature in Calabria, neve e freddo in molte zone della regione, caduti i primi fiocchi anche a Catanzaro. Le previsioni lo avevano annunciato, deboli fenomeni su Basilicata, Calabria e Sicilia. Il fenomeno più intenso si è verificato in Sila, sia cosentina che catanzarese, dove le nevicate sono state più abbondanti. Sono previsti dei miglioramenti nella giornata di domani, ma il freddo persisterà ancora. Resta al suo posto il presidente del Consiglio del Comune di Taurianova, Fausto Siclari. Auspichiamo che ci sia un sussulto di coscienza tra i consiglieri di maggioranza, ma alla fine quel sussulto a cui si richiamava Roy Biasi, leader degli innamorati di Taurianova, non c'è stato, perché la mozione di sfiducia presentata contro il presidente del Consiglio Comunale, Fausto Siclari, si è infranta sul realismo dei numeri. Occorrevano i 2/3 dei voti, 11 per l'esattezza, per sfiduciare Siclari, e la minoranza ne ha raccolti 7 contro gli 8 della maggioranza e una scheda bianca.
Bacca. Mozione respinta con Siclari, che brinda al nuovo anno restando al suo posto. La mozione era il primo punto dell'ordine del giorno, sui restanti 8, ma prima di arrivare al voto tanto atteso si è dovuti aspettare quasi 5 ore riempite da battibecchi e discussioni animate tra maggioranza e opposizione. Un botta e risposta infinito che non sembrava finire mai, dove il punto più saliente della seduta, ovvero la mozione di revoca a Siclari, veniva allontanata e si divagava su altre questioni con accuse e attacchi reciproci tra i vari consiglieri che prendevano la parola. Tra qualche precisazione e qualche affondo di fioretto, anche tra i banchi della minoranza si è rivisto un inedito duello, con un Rocco Sposato che ha voluto puntualizzare il suo ruolo. La mia, ha affermato il consigliere, non sarà mai una minoranza distruttiva, perché così tradirei gli elettori che mi hanno dato fiducia. La mia condotta politica, ha aggiunto, è votata solo al bene comune della comunità e mai ad interessi personali. E un Biasi invece, che lo ha invitato a spostarsi sui banchi della maggioranza per coerenza dopo l'ultimo voto a favore della giunta Scionti sulle variazioni di bilancio. Un botta e risposta che è continuata ancora tra i due e ha visto inserirsi il duello infinito tra Stella Morabito e il sindaco e Siclari e tra Biasi e il suo ex delfino, con il primo che nel leggere le motivazioni della sfiducia ha rimarcato quali sono stati i fattori che hanno portato il gruppo a formulare la mozione, elencando pure le presunte somme indebitamente percepite da Siclari nella qualità di ex assessore della giunta Biasi. Il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, ha disposto un accesso ispettivo antimafia presso il comune di Laureana di Borrello al fine di compiere accertamenti ed approfondimenti per verificare l'eventuale sussistenza di forme di infiltrazione di tipo mafioso. La commissione d'indagine è composta da Alberto Grassia, viceprefetto aggiunto, da Francesca Iannò, funzionario economico-finanziario, e da Alfio Rapisarda, comandante della tenenza di Rosarno. E ora ci spostiamo a Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, dove è stata organizzata una cena solidale per offrire ristoro e sostegno a chi ha più bisogno. Un Natale ricco di gioia, serenità, ma soprattutto solidarietà, che ha regalato un posto a tavola con un pasto caldo anche agli immigrati di Oppido Mamertina, con la cena solidale organizzata dall'amministrazione comunale, che verrà riproposta il 6 gennaio del nuovo 2017. Sentiamo le parole del primo cittadino Domenico Giannetta e del vice sindaco, l'avvocato Vincenzo Barca, primi sostenitori di tali eventi. Siamo al secondo anno dove appunto noi amministratori ci siamo inventati questa cena solidale. Cena solidale che ovviamente non poteva verificarsi se non con l'aiuto di tutte le forze sociali della nostra cittadina e in primis la Caritas, alla quale va veramente il nostro ringraziamento, perché non appena anche quest'anno gliel'abbiamo detto, loro hanno subito dimostrato una grande sensibilità e una grande solidarietà. E ovviamente a tutte le altre associazioni di volontariato, alla Croce Rossa, ai tanti imprenditori che hanno messo anche a disposizione le materie prime, anche a chi ha dato una mano proprio materialmente per fare i premi del tombolone, che poi saranno, come dire, le vincite di questa serata. Ma il messaggio che volevamo soprattutto far uscire forte e chiaro da momenti come questo e da una serata come questa è soprattutto che la solidarietà si fa con i fatti e non solo con le parole. E quindi è un momento di aggregazione importante, un momento dove ci ritroviamo a vivere una serata nella spensieratezza, ma con dei segnali positivi, assieme alle famiglie bisognose e ai tanti migranti che sono presenti all'interno della nostra comunità. Quest'anno è stata la seconda cena della solidarietà. L'anno scorso abbiamo cominciato con la prima e poi da lì l'abbiamo calendarizzata per quest'anno e anche per gli anni futuri, proprio per la valenza non solo storica e socioculturale per il nostro territorio. A Di Pignano, in provincia di Cosenza, è andata in scena la commedia Natale in casa Trifoglio. Le festività natalizie sono sempre un momento di incontro, soprattutto per chi vive fuori regione e ritorna alle origini proprio in occasione del breve periodo di vacanza.
ma è anche un momento in cui le amministrazioni comunali e le associazioni organizzano una serie di attività per permettere di vivere nel migliore dei modi le festività e favorire appunto l'incontro fra i cittadini. Grande fermento anche nel comune di Pignano, centro alle porte di Cosenza, dove il numeroso pubblico presente ha potuto apprezzare una commedia molto divertente. Nell'auditorium Madonna della Catena di Laurignano, infatti, la compagnia teatrale I Monachellari, originaria proprio di Pignano, ha portato in scena Natale in casa Trifoglio. Una serata divertente grazie ad una commedia ricca di battute esileranti e di personaggi chiaramente frutto della fantasia degli autori. I Monachellari, del resto, è una compagnia non nuova a questo tipo di esibizioni e capace di farsi apprezzare in tutta la regione ottenendo importanti riconoscimenti. Ma non ci sono solo risate. Come sempre accade, il teatro è maestro di vita e dietro alle battute le commedie mettono in risalto i veri valori della vita. Ed in tal senso, Natale in casa Trifoglio non ha fatto certamente eccezione. E per questa edizione è tutto, io vi aspetto alle 20.45 per ulteriori aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A più tardi!